Boker Org, Boker Tov, Boker Org, diciamo all'israeliana. Boker Tov conoscete, Boker Or non sempre più. Questa Boker Or l'ho scoperta davvero in Israele. Comunque, giovedì, quinto giorno della settimana, 9 luglio, 12 settembre. Allora, prima di passare alla Yom Yom, proprio partiamo direttamente con la Tzedakah tutti insieme, le Inui Nishmat Kol HaNerzachim, a Kiddush Hashem. Che nishmatam tzrura bitzrora chaim yehi zichran baruch nishmatam begitzen rovim zkutam yagen alenu. Hashem ikom damam. Nishmatam begin zemerumim. Refuah shelema umushlemit lekol haholim, lekol hapcuim, lekol hachayalim, lekol haholim ubenehem, imi morati, הרבנית השלוחה רחל בת עזיזה, נחמה מיכה בת דבורה, נחמה דינה בת שר, רבקה נחמה בת לאה, חנה בת גניה ובעלה יהושע, מתוך כל חולי עמך ישראל, אמרתי נרצון. ריקורדו למאמא דלה מיה קטיספה. Amica, che siamo ancora nel mese, abbiamo finito la Shiva, ma siamo ancora nel mese. Dunque, è importante ricordare questa bellissima persona. E ecco, Assirit Kodesh, volevi essere Assirit Kodesh, cara? Ecco, la brava è entrata per essere la decima di Kedushah. Allora, volevo ricordare un attimo la mamma della mia carissima amica che appunto è mancata e è ancora dunque nel mese, siamo ancora nel mese e tutte insieme Mina Miriam Bat Moris e Elisabeth Dakuna Tienishmatta Tzrura Tzrora Chaim Yisrael Baruch Nishmatta Beginzemerumim. Ieri mi raccontava ancora cose di sua mamma, io l'ho conosciuta 33 anni fa. Bellissima persona, lei e suo marito erano una coppia. E ieri mi diceva, perché papà è mancato, suo padre è mancato un anno e mezzo fa circa, e mi diceva che ero l'unica persona, a parte le sue figlie, cioè, con cui era in contatto settimanale, chiamiamolo così, in WhatsApp, suo papà con me. Ci scrivevamo sempre Shabbat Shalom, Shavuot Tov, e chiedevo come stavano. E quando vivevo a Yerushalayim, loro erano in casa di riposo, andavo a trovarli. Persone, come vi ho detto l'altra volta, ma non tutte c'erano, per questo lo ripeto. Io li ho conosciuti 36 anni fa, adesso avevo 84 anni che mi è mancata, dunque era già cinquantenne, e comunque poi negli anni. Cioè, una donna e un uomo cinquantenni allora, con la purezza non di un bimbo di 2 anni, ma di un neonato. Cioè una cosa non esiste. C'è una naiftà, calma, una serenità, una bontà, una dolcezza infinita questa coppia. Cioè, cose che Parli dei non... genitori di Nadia? Ti ricordi? Tu hai conosciuto i genitori, Esther? Sì. Sono venuti a Betrivka quella volta, li ho visti, sì, ci hanno parlato. Vero, vero, vero che vi sto descrivendo bene? Esther era con noi, Esther anche li ha conosciuti, Sì. e veramente persone splendide. Tieni shmatam tzrura vitzrora chaim yizichran baruch nishmatam begin zemerumim, amen che ne razzon. Detto ciò, passiamo alla Yom Yom, tutte con la Yom Yom, pagina 133. Sentite tutte, sì? Allora, che bello che abbiamo la cruscia. Dopo vi dirò di Neder qualcosa dopo. Allora, abbiamo l'Admura Maharash ha detto che, a proposito della Hitbonenut, la Hitbonenut sarebbe la contemplazione, cioè quando uno si concentra, una profonda concentrazione, allora, su un soggetto, diciamo, molto difficile da capire. E il nonno del Rebbe Arayatz, cioè Maharash, disse che se la persona coinvolge profondamente, cioè il soggetto che
coinvolge profondamente la persona, allora riuscirà a percepirlo, a comprenderlo e ad afferrarlo fino in fondo. E la prova di ciò lo si trova nella Torah, a proposito delle leggi riguardanti le donne e tutto quello che riguarda le argomentazioni che riescono. Dunque, allora vediamo un attimino però prima sul testo. Allora, Asmura Marasha, prima di continuare a Marte. Yachas leitbonenut behamakata da'at beinyan kshehasaga ima inyan nogea azay mevinim umesigim bechitov veraya min haTorah bedinei nashim vechule veta'anotehen sheyecholot lit'on. E continuiamo. Dunque, questi temi vengono discussi, temi a proposito appunto riguardanti le donne, vengono discussi dai Tanaim, dagli Amoraim, dai Geonim, in quel periodo della Mishnah, della Gemara, tutte menti che erano eccezionalmente brillanti, tutti Tanaim, Amoraim, Geonim, e la Torah, come sappiamo, è Torah di verità. Medabrim bazei Tanaim v'Amoraim v'Geonim shekulam hem ba'alei hashkala muflaga, la Torah è Torah temet, la Torah è la Torah della verità. E ve'alo esha ena beres onte anot elu, domanda, la donna dice, per la donna, perché si sta parlando di Mishnah, di Mara, dunque è un po' lontana da queste ingegnose argomentazioni. In verità però, avalei me tu, la verità, e quando una cosa tocca profondamente la persona, allora riuscirà ad elaborare concetti profondi pur non avendo un livello intellettuale particolarmente elevato. Vanai mai tu di Kashera in anno via in Negam Halushia Dat Mamzi im Sikrima Muki. Questo vale per tutti, nel senso anche chi ha un IQ molto elevato e allora fortunato di questo grande dono di Hashem, ma anche persone, e questo mi riporta a delle persone che ho conosciuto a suo tempo nella mia vita, che non erano particolarmente, diciamo, intelligenti, però erano molto motivati e questa motivazione, una parte di loro oggi, una per esempio, mi ricordo in particolare, che poi tutto quello che ho voluto fare a livello, diciamo, di studi, di lavoro, alla fine è riuscita. La forza di volontà, come abbiamo detto prima, quando un argomento ti prende, ti interessa, ne parlavamo proprio ieri, ti ricordi, Esther, con una che mi ha scritto che c'ha degli esami, eccetera, non so se ce la farai, dico no, ce la farai proprio perché sei coinvolta, sei affascinata, sei l'argomento che studi è qualcosa che ti attira intellettualmente e emotivamente. E questo ovviamente fa sì che la persona riesca ad arrivare a comprendere anche cose che normalmente non avrebbe potuto. Detto ciò, passiamo al Chumash, che oggi è breve. Allora, prima però, un po' più di luce, mettiamo un po' di luce così almeno vedo meglio. Eccoci qua. Voilà, adesso riuscito a vedere meglio. Allora, siamo tutte a pagina. Oddio, mi è andato via il segno. Un secondo, mi è caduto. Adesso lo riprendo. Allora, siamo quinta chiamata, dunque quinto giorno della settimana. Siamo a pagina 819 e dunque capitolo 23, passo 25. Concludiamo oggi il capitolo 23 e da 24, da 1 a 5, quindi abbiamo brevi psukim oggi. Allora, andiamo all'argomento della legge sul divorzio. Ho parlato delle donne prima. Vabbè. Allora, quando un uomo prende in moglie una donna, ok, un secondo che controllo una cosa, ok,
No, no, perdon, prima, questo è il terzo argomento di oggi, scusate, torno indietro. Diritti del lavoratore in una vindice, sto donna. Ok, no, no, un attimo, passo 25, quello capitolo 24, ma si inizia oggi dal passo 25. Allora, quando nella stagione del raccolto, più precisamente, entrerai, come precisa Rashi, come lavorante nella vigna del tuo prossimo, potrai consumare dell'uva a tuo piacimento fino a saziartene, ma, e anche qui Rashi ci precisa, è molto interessante, cioè senza esagerare, ma questo senza esagerare, dunque non con ingordigia. E questo, dunque siamo al Masechet Baba Metzia 87b, riportato da Rashi, dunque quanto ne vuoi, ma attenzione fino a un certo punto. E cosa vi ricorda? Chi tezze la milchamà, dunque esce in guerra, tutto quello che abbiamo visto all'inizio della parasha, e poi la conseguenza, se desidera una donna che non dovresti desiderare, alla fine ti nascerà questo figlio sorellore, questo figlio che appunto mangia sì con ingordigia. Dunque ci riporta un po' questo concetto, quanto è importante nella vita, anche quando si ha molta fame, anche quando si ha molta voglia, di comunque avere una certa limite e savoir-faire e delicatesse anche nel cibarsi. Allora, non, allora, cosa ci dice? Dunque, puoi mangiare secondo la tua anima, però, come ho detto, senza ingordigia e a sazietà, ma non potrei metterne in alcun tuo recipiente. E vai, René, ci mancava. Ruhaba, siamo a pagina 819, capitolo 23, passo 25. Abbiamo appena iniziato Fumash. Buongiorno a tutti, buongiorno. Carissima. Allora, come dicevo, dunque, quando entrerai nella vigna, tu lavoratore, nella vigna del tuo prossimo, potrai mangiare grappoli secondo la tua anima, letteralmente, cioè tanto quanto ne vorrai, però poi precisa. A sazietà, perché precisa sazietà nel senso che non con ingordigia, e non potrai però metterne in alcun tuo recipiente, cioè hai fame mentre stai lavorando, hai voglia di assaggiare, prego, anche mangiare, saziarti, ma fin lì. Infatti, da qui dice Rashi, si deduce che la Torah parla solo del periodo della vendemmia, cioè del tempo in cui si mettono i grappoli nel recipiente del proprietario. E a questo la Torah si riferisce in questo passo. Ma chi viene per zappare o per sarchiare, in quel caso non ha il diritto di mangiarne. Questo come lo troviamo nel Talmud, Bavli, Baba Metzia 89. Ok, questo è il primo. Vediamo tutti insieme. Chi tavo becherem re'echa ve'achalta anavim kenafshecha sav'echa ve'el kelyecha lo titeh. Visto che sono brevi oggi, leggiamo velocemente anche i rashi insieme. Chi tavo becherem re'echa, quello che vi ho appena spiegato, bepoel hakatu medaber. Kenafshecha, kama shetirtze, sav'echa, velo achila gassa. Ve'el kelyecha lo titen, mikan shelo divra Torah, ela mishata batzir, bizman shata noten lechen yo, shel bala bay. Aval im bala ador ule kashkesh, eino ochel. Dunque, allora, normalmente tutti i giorni dovremmo leggere tutti i psukim e tutti i rashi, visto che il tempo che abbiamo è quello che è. Allora, ogni tanto, quando abbiamo pochi rashi con pochi psukim, allora ne approfitto. Allora, passo 26. E dunque, no, come ho detto, non potrai mettere nei tuoi recipienti e portarli. Quando entrerai, passo 26, come, sempre come lavorante nel campo, sempre detto prossimo, quando il grano è dritto, ritto, potrai cogliere delle spighe con la tua mano. Quanto alla falce, invece, non la potrai usare sul grano del tuo prossimo quando il grano è ritto. Come appunto ci spiega Rashi, che anche qui, come abbiamo detto, si riferisce al lavoratore, e dunque queste sono leggi importanti. Vediamolo nel Pasuk. Chi tavo becamatre echa becattafta melilot Beyadecha vechermesh lo tanif al kamat re'echa. Capitolo 24, e qui arriviamo alla legge del divorzio.
Allora, dunque, abbiamo quattro figli. Allora, quando un uomo prende in moglie una donna e vive con lei, se avviene che abbia scoperto qualcosa di immorale, per evitare che in seguito trovi comunque favore ai suoi occhi e la tenga ugualmente, dovrà, cosa che non si può, dovrà più presto scriverle un documento di ripudio. Lo consegnerà nelle sue mani e la dovrà mandare via da casa sua. Allora, nel caso che Dio non voglia, ci sono le prove, non è così semplice. Comunque, secondo la Torah, se ci sono le prove di un adulterio, come viene definito dalla Torah vero e proprio, l'uomo non può più vivere con la moglie. E mi direte, però, il marito, ne parleremo un'altra volta. Comunque, dunque, quando un marito vede che la moglie è molto seria, non è a dir poco, allora prima di arrivare a cose molto gravi, che considerate proprio peccati capitali, meglio prevenire, insomma, in altre parole, no? E, cioè, è una mitzvah, come dice Rashi, mandarla via perché non trovi grazia ai suoi occhi. Un Masechet Gittin 90b viene poi sviluppato tutto questo concetto, che non abbiamo tempo appunto, ma vabbè, interessante. Dunque, chi kachishishau ve'alava ya'in bo tibzachen be'enav ki matzava er badabar ve'chattav la sefer kintut ve'natan be'adav ve'shilecha mibe'. E vediamo Rashi, pagina 819, chi matzava er badabar mitzva alav negersha. Shelotin Zachen Bena. Pasuk 2. Dunque, questa donna, quando, attenzione, lui scopre qualcosa di pesantemente immorale, allora viene mandata via, lei uscirà dalla casa di lui, potrà andare a diventare moglie di un altro uomo, ma attenzione, non del primo, dei Shacher. Allora, vediamo il Pasuk. Vigliazzami betto vel chaveta lei shacher lei shacher rashi en ze ben zugo sher rishon u otzi resha mi toch betto ve zeh nisa. E qui anche un concetto forte, potrà essere di un altro, questo un altro, non fa coppia, cioè col primo che ha fatto uscire questa donna dalla sua casa, mentre egli ve le ha fatta entrare. Masechet Gittin sempre 90b, cioè questa donna è stata ripudiata, scacciata, divorziata per un motivo molto grave. Dunque l'uomo che poi la sposa, diciamo, non si fa molto onore perché quando si cerca una moglie bisogna cercare che abbia delle qualità e la prima, diciamo, è questa. Pasuk 3. Dunque, se poi il secondo marito la prende in odio, anche lui le scriverà un documento di ripudio, glielo darà in mano, mandandola via da casa sua, oppure se la prese in moglie, o se quest'ultimo che la prese in moglie morirà, in entrambi i casi il primo marito, cioè quello primo che l'aveva divorziata, non potrà tornare a risposarla dal momento che per lui è contaminata, vuol dire che è stata di fatto con un altro uomo a tutti gli effetti. E ciò, un momento davanti a Hashem, non dovrai contaminare la terra di Hashem che ti dà in eredità. Dunque, una donna che divorzia da un primo marito, si risposa con un secondo, dovesse divorziare o rimanere vedova del secondo, non potrà mai tornare al primo marito. Ecco, parole povere. E dunque, un'altra cosa però che Rashi precisa, molto importante a proposito, che la Torah annuncia al secondo marito che finirà per odiarla. Che dice, in caso che il secondo marito poi la odierà, la manderà via e la divorzierà. Dice, sì, la Torah annuncia che finirà per odiarla perché a priori ha scelto una donna che non è da scegliere, per essere delicati. In caso contrario, cioè se non la divorzia, sarà lei a seppellirlo, come appunto il testo talmudico che aggiunge che merita di morire dal momento che il primo ha scacciato da casa sua
da casa una donna e lui l'ha presa in casa sua. E attenzione, questo nel caso in cui, precisiamo, c'era un motivo validissimo, secondo la Torah, divorziarla. Ok? Poi, a proposito dell'ultimo Passuk, che il primo marito non può più risposarla in caso che è rimasta vedova o ha ridivorziato, e il Passuk dice dopo che è stata contaminata. Allora, cosa include Rashi, secondo il Talmud di Vamot 11b? Include anche la donna infedele che ha agito di nascosto, che è la famosa Isha Sotah, quella sospetta di adulterio, quella che è sospetta di avere segretamente commesso adulterio. Dunque, anche qui è inclusa. Vediamo questi due tsukim e concludiamo. Allora, Usne ha, Ha'isha Haron vechatav la sefer kutut venatan beyadav shilchami beto och yamut ha'isha Haron asher bechacha lo isha. Rashi, 819 in fondo, ultima riga, a sinistra, Usne ha'isha Haron ha'katum evasro shesofo lisnota veimlav kovarto shenemar och yamut. Ultimo pasuk, e Rashi, lo yuchal bala reshon asher shilcha lashu bekachta liot lo leisha hare asher utama'a כי תועבה היא לפני אדוני, ולא תחטיה את הארץ אשר אדוני לא יכנות אליך נחלה. רש"י, אחרי אשר טמאה לרבות סוטה שנסתרה, כמו יוספי גדול. דטו צ'ו רגצה, אספיטת מי קדוטו, אקומי קווה. Allora, dunque oggi abbiamo approfittato di fare anche i rasci sul testo, essendo stato breve, e andiamo al taglio. Mangiamo kumash. Ok, allora, poi, vabbè, oggi abbiamo cenato casi particolari di divorzio, però ce ne sono dove anche è il marito a dover essere ripudiato. Cioè, a volte è la moglie, a volte sono i mariti, e comunque, quando è necessario, è necessario. 9 di Elul, pagina 235, Kufiut Chet, Vehine Mudat Zot. Allora, fino a pagina 236, sesta riga dall'alto. Ok? Così avete. Ok, allora ripartiamo siamo in mezzo al dodicesimo capitolo dell'Igeret HaKodesh. Allora, Vine Mudat Zoch Israel Betiv'am Rachmanim Begomne Chassadim. Bellissimo questo inizio di oggi del Tati. È noto che per natura i Bnei Israel, gli ebrei, sono compassionevoli e benefici. Per il fatto appunto che le loro anime derivano dai santi attributi divini, prevalendo in essi, dunque, il chesed, dell'indulgenza, sull'attributo del din, della giustizia, del rigore, della gevurah e del tzimtzum, della contrazione, che Hashem esercita verso coloro che lo temono. Ed è per questo che la neshama, l'anima, no? Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechidah, 5 livelli, siamo al terzo, neshama, viene chiamata figlia del Cohen, questo lo vediamo in Vaikra 22:12, come detto, riportato nello Zohar Kadosh nella Kabbalah. Ecco perché la Tzedakah, che ha la propria origine in questa sfera, ok, viene designata come opera di carità, opera di Tzedakah. Visto che il termine opera, ma a sé, fare, operare, va attribuito alla cosa che è già stata attuata o che viene in essere di continuo, spontaneamente. C'è cioè una cosa presente e costantemente applicata. Proprio in questo caso, dunque, l'attributo di chesed, di benevolenza e di compassione è stato impresso nelle anime di tutto il popolo di Israele da sempre, cioè dal momento proprio della loro creazione e della loro graduale discesa dagli attributi divini sacri,
come è scritto, e qui andiamo a Bereshit, capitolo 2, passo 7, l'ispirò nelle radici. Hashem ispirò nel primo essere umano, nell'Adam Rishon, questo Ruach Haim, questo spirito di vita. E come è scritto anche, lo vediamo nella Tefillah del mattino, tu spirasti in me. O come abbiamo ritrovato nel Tanya a proposito del Passuk 7 di capitolo 2 di Bereshit, colui che spira, insomma, e tutti gli esempi che dà. Inoltre, ogni giorno HaKadosh Baruch Hu, nella sua bontà infinita, rinnova l'atto di creazione. Questo lo diciamo anche ogni mattina. Dunque, si rinnovano, questo Passuk invece lo troviamo nelle Lamentazioni 3:23, si rinnovano. Essi si rinnovano ogni mattina, vuol dire c'era la creazione ex nihilo e come sappiamo non come dicono altri, ma da noi la creazione è stata una creazione che abbiamo una data precisa, 5784 anni fa, ma non si ferma a 5784 anni fa, ma ogni minuto, ogni istante Hashem ricrea. Questo come spiegato nello Zohar, nella Kabbalah. Dunque, il termine avodà, servizio, lavoro, non si applica se non a quello che l'uomo fa con immenso affanno, dunque contro la natura della sua anima. Parlavo con Sharon ieri di questi argomenti, di come ognuno ha la sua natura e la sua indole, e il lavoro personale di ognuno è di andare contro l'indole. Infatti, esempio classico, Avraham Avinu, che era l'emblema del Chesed, dunque la bontà per antonomasia, e cosa chiede Hashem? 10 prove. Ma la prova che ha attestato che anche tutte le altre 9 erano vere, sincere e valide, era l'ultima, quando gli ha chiesto di prendere il figlio nato da Sarà dopo tanti anni con un miracolo e ucciderlo. Questa era la richiesta. Portarlo in olocausto, vuol dire ucciderlo. Perché? Perché era chiedere a Avraham Avinu l'emblema della bontà di andare all'altro estremo. Poi alla fine Baruch Hashem è stato risparmiato, come tutte ben conosciamo, però questa era la vera prova. E andare contro la propria natura. Dunque, chi è estremamente buono in patria deve equilibrarsi. Sì, chi non lo è del tutto deve fare lo sforzo per essere. Comunque, ognuno deve lavorare appunto sulla propria indole. Come abbiamo detto, con immenso affanno contro la natura della propria anima, e tutto questo solo per annullare la propria natura e la propria volontà di fronte alla volontà suprema, divina, benedetta di HaKadosh Baruch. Come quando ci si affanna immensamente nello studio della Torah e nella Tefillah, fino a spremere la propria anima, a proposito di Dvarim 6:5, e anche qui nel caso appunto della mitzvah di Tzedakah, bisogna dare molto più di quanto sarebbe naturale, la propria compassione, il proprio desiderio, come dissero a proposito del Passuk in Dvarim 15:10, tu devi dargli, ok? Il commento qual è? I nostri maestri dice, riporta il commento, perfino 100 volte. Adesso, dunque, qui si parla di questo donare così. D'altro canto, attenzione per quelle che sono, come dicevo, estremamente, e se uno poi nel dare poi rimane senza e deve lui chiedere aiuto, lì è un altro problema. Dunque, è delicata la cosa da studiare, ma adesso qui parliamo anche appunto avendo peccati per diciamo far sì che Hashem perdoni, diciamo, e determinati peccati in particolare. Allora leggiamo tutti sul testo, pagina 235, come vi ho detto. Veine mudazzo, c'è Israel bittiv am hem rachmanim vegomlech hasadim, mipnei yot nafshotem nimshachot mimidotav itbarach asher hachesed gover bahen al midat hadin veagvura veatzimtzum. Dunque, essendo noi la nostra origine in Hashem, come abbiamo detto prima, e dunque
le nostre anime derivano dagli attributi di Hashem, che, nei quali appunto l'attributo di bontà prevale sull'attributo di rigore, allora ecco perché noi di natura siamo anche propensi a dare, ad amare, non, dunque, tutti questi attributi di empatia, di generosità. E dunque, Adina, guarda, insomma, c'è che tu, che va a sdolire, c'è la geni cretan shama bat quen, poi c'è tu che zorca da shvin. Hatzdakan, c'è che di nasu, ni cret beshe ma se hatzdakan. Chi c'è ma se non fa la davasce qua na sa o se na sa tamid ni mela, vi davar a ove vera kil tamid, vafkana remi data chesed barachmanut, utbea benafshok kol bet Israel, מכבר, מאת בריאותן והשתלשלותן ממידותיו יתברך, כמו שכתוב, ויפח באפיו חולי, ואתה נפחת בי, אומן דנפח וכולי. וגם בכל יום ויום בטובו מחדש מעשה בראשית, חדשים לבקרים וכולי. אך לשון עבודה אינו נופל, פאג'ינה 236, אלא על דבר שאדם עושה בידיעה עצומה נגד טיב נפשו, רק שמבטא טבעו ורצונו מפני רצון העליון ברוך הוא, כגון ליגע עצמו בתורה ובתפילה עד מיצוי הנפש כולו. ואף כאן במצוות הצדקה ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו, כמו שכתבו רבותינו זיכרונם לברכה, על פי נתון תיתן אפילו 100 פעמים וכו'. E concludiamo, e Vairone coltelli. La tzedakah mi ho messa all'inizio per chi si è aggregata dopo. Allora, Pairone. Oggi ne abbiamo 9 di Elul e si va dal per 55 a 59 compreso. Vai. D'accordo, Allora, quando grazie. facevo le veci, dicevo, per esempio, 55 a 60 e come dice René, da 55 a 59 compreso. Come piace Ok, dire René. grazie. Ho fatto bene le veci. Allora, tutte insieme. 55, chi ha 54 anni, chi oggi tra noi dai 54 ai 59 vuole che le facciamo le brachot. Io, la fine, l'ultimo è il mio. L'ultimo è il tuo, e vai, Rachel. Ecco, le altre, a meno che non vogliano svelare, se no facciamo le brachot. Allora, composizione del Salmo 55 trae origine dalla fuga di David da Gerusalemme a causa delle calunnie e del tradimento di Achitofele. Purtroppo, come abbiamo visto anche l'altro giorno, David HaMelech è stato vittima di diversi traditori, alti traditori, di cui anche Achitofele, che era l'amico più caro e stimato che aveva. Dunque è stata una delle sue grandi anche delusioni, umanamente parlando. Nel verso finale David implora Hashem di punirlo, di modo che le future generazioni siano consapevoli della gravità di tale comportamento, dunque di quanto è grave tradire in genere e un amico caro in particolare. La Menazzar bin Ginot maschile David, Ha'azina Elohim tefilati, ve'alti alam mitechinati, Hakshivali va'anim, arid besichi ve'ahima, מכל אויב, מפני עקת רשע, כי ימיתו עלי אבן ובאף יסתמוני. ליבי יכיל בקרבי, ואימות מוות נפלו עלי. יראה ורעד יבובי, ותכסני פלצו. ואומר, מי ייתן לי עבר כיונה, אעופה ואשכומה. ומה אינה קדושית כוסת הקנצונה? הנה הרחיק נדוד אלים במדבר סק. אחיש המפלט לי מרוח סועה מסעה, בלע אדוני פלג לשונם, כי ראיתי חמס וריב בעיר. וסיסטיתו על חמס, אוסי על הוויולנצה, אי על הקונטזה, כי הנו קאוזתו מרצ'יטה. יומם ולילה יסובבוה על חומותיה, ואבן ועמל בקרבה. הבות בקרבה, ולא ימיש מרחובה. תוך ומרמה, כי לא אויב יחרפני, ואשא, לא משנאי עלי הגדיל, ואסתר ממנו. ואתה, אנוש כערכי, אלופי ומיודעי,
Asher yachdavnam tikso, bevet Elohim nealech veragesh. Yashimavet aleimo. Yereduche ol chaim kiraot bimguram ekirba. Ani, el Elohim ekra, vadonai yoshien. Erev vavoker vetzahorai, asicha ve'eme, va'ishma kol. Allora, ogni mese o quasi ogni mese, quando arriviamo a dei salmi particolari, nei quali poi troviamo delle canzoni, diciamo, conosciute, dei canti basati su queste parole di Teilim, e vi faccio sentire, diciamo, insieme. Sentiamo. Allora, qui vi mando anche. Vi condivido così potete cominciamo la giornata con le parole, con la voce e l'immagine. Sapete che vedere l'immagine di un tzaddik porta bene all'anima e al corpo. Dunque, ve l'ho anche. Vedete? Ce l'avete tutte così potete seguire con me. Vedete, allora, qui si vede il Rebbe, si vedono i suoi Hasidim, Padav e Salom, che cantano. Ok, in sottofondo, vedete, Padav Shalom in sottofondo. E questo per vedere. E poi abbiamo invece un altro, un attimo, con i sottotitoli, adesso vediamo se riesco. No, non è questo, no, un secondo. È lo stesso, no, un attimo. Sì, è lo stesso, no, volevo mandarvene un altro. Un minuto. Un minuto, vabbè, comunque ce ne sono diversi. Vabbè, quello dell'immagine che vi ho adesso inoltrato, così vedete, però si sente un po', cioè l'immagine vedete bene il Rebbe con i suoi Hasidim, però la voce è un po' meno sentita, diciamo. Qui diciamo un po' più chiaro. E qui avete la canzone. Ok. Allora, ci sono tantissime versioni di questo Padav Shalom, diverse che la cantano. Allora, ecco, vi mando qualcheduno così ce l'avete. Oh mamma, la pubblicità in mezzo. Volevo mandarvi, ecco, diverse versioni, diciamo, del Padav Shalom. E comunque poi potete vederlo anche voi. Adesso vediamolo però tutti insieme. Allora, mettiamo, può essere un'idea, che mettiamo la canzone, la musica in sottofondo e noi leggiamo insieme. Anche una bella idea. Ok, un attimo. Padav Shalom nafshi, mikrabi ki barabim ayu nadi. Mi è andata. Vabbè,
bene. Allora, ecco, abbiamo almeno una parte, anche perché è lunga, però almeno per sentire queste parole, con la pace Hashem ha liberato la mia anima da chi mi faceva la guerra, perché in troppi si sono messi contro di me. Hashem udirà la mia vergogna, risponderà loro domandandoli. Nel suo trono, seduto nel suo trono, dall'inizio del mondo regnerà per sempre. I malvagi pensano di non subire cambiamenti, di non morire, e avendo successo non hanno timore di Hashem, ma è lì, in questo caso Achitofel, ha steso le sue mani, il traditore, contro i suoi alleati, contro Davide, ha violato il suo patto, e le parole della sua bocca erano più tenere del burro, ma il suo cuore era in stato di guerra. Guardate com'è attuale, purtroppo, con tutti i traditori e gli odiatori. Le sue parole erano più untuose dell'olio, ma in effetti erano spade sguainate. Oh, affida ad Hashem il tuo pesante carico, Hashem ti proteggerà, non permetterà mai che il giusto vacilli per la paura, ma tu, o Hashem, li devi precipitare nel pozzo della perdizione, perché sono assetati di sangue, pieni di inganni, pertanto non giungeranno a metà dei loro giorni, mentre io confiderò solo in te. Dunque, bellissimi psukim, che Hashem possa attuarli parola per parola, uno a uno, prestissimamente, nei razzoni. Riprendiamo tutte da 19. Padave shalom nafshi mikrovli, kiverabim ayum di Ishmael ve'yanem, v'yoshev kedem sela, asher en chalifot lamo, ve'lo yareu Elohim, shalach yadav bishlomav, chilel beritoh, chalekum hachamaot piv ukrav libod, rakud devarav mishemen, vehem hapetichot. השלך על אדוני יהבך והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק, ואתה אלוהים, תורידם לי באר שחת, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. סלמו 56. Questo salmo Davide Amelech lo compose quando la sua vita era minacciata da Ishvi, tra la grande lista, la lunga lista purtroppo di traditori e nemici di Davide Amelech. Ishvi era il fratello di Goliath, che Davide Amelech aveva ucciso, e nella sua condizione di fuggiasco provò personalmente la futura tragedia del proprio popolo, destinato a vagare da un paese all'altro come nazione perseguitata, cosa che si è avverata nei millenni dopo Davide Amelech, e alla fine fu tratto in salvo da Hashem, così come avverrà anche per noi molto presto con l'avvento dell'era messianica. Amen. La Manasseh al Yonat Elem Rechokim le David. מכתב, באחוז אותו פלישתים בגת, חונני אלוהים כשאפני אנוש, כל היום לוחם ילחצי. שאפו שרריי כל היום, כי רבים לוחמים נמרו. יום ירא אני אליך אבטח, באלוהים אהלל דברו, באלוהים בטחתי, לא ירא. מה יעשה בשר לי? כל היום דבריי יעצבו עליי, כל מחשבותם לרע. יגורו, יצפונו, המה עקבה ישמורו, כאשר קיוו נפשי. על אבן פלט למו, באף עמים הורד אלוהים. נודי ספרת אתה, שימה בין דמעתי ונודיך, הלא לספרתך. אז ישובו אויביי אחור ביום אקרא, וידעתי כי אלוהים לי. באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר, באלוהים בטחתי, לא ירא. מה יעשה אדם לי? עלה אלוהים נדריך, אשלם תודות לך, כי הצלת נפשי ממוות, הלא רגלי מדחי, להתהלך לפני אלוהים באור החיים. סמו 57, נון זין, כאנדו שאול אנטרו נלה גרוטה, דובי סיירה נסקוסטו דוד המלך, סיטרובו אינו נסיטו ציוני דרמטיקה, נשל ירס, זה אוצ'ידר שאול, כאילו סתיו פרסגיטנדו אמורטה, או אסר אוצ'יזו. Dilemma terribile. David ringrazia qui Hashem di avergli risparmiato la vita senza aver dovuto uccidere Shaul. Grandissimo David. La mnatzeach al tashchet le David michtam bevorcho mipne Shaul bamea. Chonneni Elohim, chonneni, kivecha chasaya nafshi. Uvetzel kenafecha echse ad yahavot. Ekra l'Elohim elyon. לאל גומר עליי, ישלח משמיים ויושיעני,
שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. נפשי בטוב לבאים, בתוך לבאים, אשכבה לוהטים בני אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך, רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קראו לפני שיחה, שיחה פדו. שיחה. נפלו ותוכה סלע. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי, אשירה ואזמרה. אורה חבודי, אורה הנבל, הנבל וכינור, עירה שחר. עודך ועמים אדוני, אז אמרך בלאומים, כי גדול עד שמיים חסדך, ועד שחכים עמיתך, רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. Penultimo Salmo di oggi, 58, Nunche, Davide Melech prega per la caduta, la distruzione dei suoi nemici. E questo è il mio. E questo è il mio, io ho 57 anni. E vai, Margherita. Dunque, leggiamo il Pere che poi facciamo tutte le brachot. E dunque, un altro nemico nella lista di David, nella lista dei nemici di David, Avner ben Ner, generale che incoraggiò Shaul a proseguire l'inseguimento contro David. Namnatzach al Tashchet le David Michtam. Margherita, puoi leggercelo tu? Visto che è il tuo, o chiedo troppo? Lo leggo, sì, volentieri. Aspetta che prendo perché è qui, ho sia il telefono che i Tranquilla, santi. sì. Quindi eccolo qua, allora il 58, il mio, volentierissimo. Lamnatzeach al tashchet le David michtam, aumenam elem tzedek tedabberun, meisharim tishpetu bnei adam. Af belevolot tif alun baretz chamas yedechem tefalesun. Zoru resheim amerachem taumi beten dobrei chazab, chamat lamo kidmut chamat nachash kmo beten chere sheatem ozno. Asher lo ishma lekol melachashim chover chavarim mechukam, Elohim charas shinemo befim omal peot kefirim netotz Adonai, yima asu kmo maim italehu lamo idroch hitzab mo itmolalu, mo shabelul teme si aloch nefel eshet balchazu shamesh, beteram yavino sirotechem atad, kmo chai, kmo charon is arenu, izmach tzadik ki hazan akam peamab, irchat bedam arasha, vayomar adam ach beril tzadik ach yesh Elohim shoftim baretz. Chazak Baruch, Margherita, che bello averti sentita, tanto già quello valeva la pena. Zchut kol hatzadikim yagenu alayich, Margherita, ahorim shelach bashamayim yagenu alayich, ותהי בריאה בכל איברייך וגידייך, בגופך ובנפשך, שיהיה לך פרנסה ושפע בכבוד, יהיה לך רוגע, שלווה, שמחה, אריכות ימים. זיווג משורש נשמתך, אמן, אמן, כל אמן. הברכות, בטוב הנראה ובתהילה, עם אחותך וגיסך, שיהיו בריאים, כל אוהבייך, אמן כן יהי רצון, di tutto cuore, un amen in coro da tutti noi, anche da tutte quelle che sono in muto, ma ti stanno tutte dicendo amen. Grazie. Amen. Amen che mi razzon. Passiamo al Salmo di Rachel. Dunque, anche qui alla conclusione. Rachel, vuoi leggerlo tu in ebraico o in italiano? Se vuole, leggo in italiano. Vai. Allora, Davide ringrazia per averlo salvato appunto da Shaul, che aveva inviato dei soldati a circondare la sua casa per ucciderlo, e leggi in italiano e io poi concludo in ebraico. E con le vuoi fare un verso oppure... No, aspetta, facciamo... No, fai 5-5. Ok, per il maestro del coro sul tema Altakshet, un miscan di David. Quando Saul inviò i suoi uomini perché sorvegliassero la casa di David allo scopo di ucciderlo. O mio Signore, salvami dai miei nemici, mettimi al sicuro da coloro che insorgono contro di me. Liberami da coloro che compiono il male e proteggimi dagli uomini assettati di sangue. Perché ecco, essi tendono agguati alla mia vita e come prepotenti tramano congiure contro di me, senza che io abbia né colpa, né peccati, né confronti.
o Hashem. Senza colpa essi mi inseguono e tendono agguati. Pertanto, destati, accorri in mio aiuto e guarda. Vi ricordo che i Salmi di David sono stati scritti millenni fa, ma quanto parola per parola la viviamo purtroppo fino adesso con gli ostaggi in particolare, ma siamo tutti nel mirino di questi assassini assetati di sangue, ma Hashem, come gli ostaggi come noi, mille volte a me ci salverà e ci proteggerà. La Mnatzer al Tashchet le David Michtam. וישלוח שאול, וישמרו את הבית להמית. הצילני מאויביי, אלוהי, ממתקוממיי תשגבי. הצילני מפועלי עוול ומאנשי דמים הושיעי. כי הנה, ערבו לנפשי, יגורו עלי עזים. לא פשעי ולא חטאתי, אדוני. בלי עוון ירוצום ויכונן. אורה לקראתי, וראה. O tu, Hashem, Signore delle schiere, Signore di Israele, sorgi a giudicare tutte le genti e per sempre non aver pietà di questi empi traditori, Sela. Essi tornano verso sera e latrano come cani, aggirandosi per la città. Ecco, dalla loro bocca vomitano bava, comportandosi come se avessero delle spade nelle loro labbra, perché pensano: ma chi può sentirci? Ma tu, Hashem, ridi di loro, ti fai beffa di tutte le genti. La forza è sua, di Saul, ma io ti aspetterò, perché il Signore è il mio baluardo. Beata Adonai Elohim Tsevaot, Eloi Israel, Hakitza lifkod kol agoim, al tachon kol bogede aven, Sela. Yashuvu laere viemu hakaled, visovevu gir, hine yabiun befiem, charavot besiftotehem, ki mi shomea. Beata Adonai, tischak lamu, tilag lechol goim, uzo elecha eshmora ki Elohim misgavim. Il mio Signore misericordioso mi verrà incontro per aiutarmi. Il Signore mi farà assistere alla caduta dei miei avversari. Non ucciderli però, affinché il mio popolo non dimentichi. Fiaccali con la tua potenza e abbatteli, mio Signore, tu che sei il nostro scudo. Il peccato della loro bocca consiste nella parola delle loro labbra. Possono rimanere intrappolati dalla loro stessa arroganza. E a causa delle maledizioni, delle menzogne che essi raccontano per discolparsi. Distruggili nel tuo furore, distruggili in modo che non siano più, e allora essi si renderanno conto che Hashem è lui che governa Yaakov, sino ai confini della terra, per sempre, Sela. Possano essi far ritorno alla sera e latrare come cani, aggirandosi per la città. Allora, riprendo da 10, sì, da 11, perdono. Iudale. Elohe chazdi yekademeni, Elohim yar'eni veshorerai, al tahargeni, penishkehu ami, hani'emu vehelecha vehordemu, maginemu, Adonai. Chatat fimo devar sefatemu, ve'ilachedu vik'onam ume'ala, umikachash, yesaper. Kale vechema, kale ve'enem, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי הארץ סלע. וישובו לערב, יהמו חקלד ויסובבו עיר. וי, אנדרנו בגנדו צ'יטה. Essi andranno vagando in cerca di cibo e non saziandosi trascorreranno la notte in lamenti. Quanto a me, io canterò la tua forza e gioirò nella tua bontà fino all'aurora, perché tu sei stato un baluardo per me e un rifugio nel giorno della mia sofferenza. Tu sei il mio vigore. Io inneggerò a te, perché Hashem è il mio baluardo, Hashem della mia grazia. המה ידיעון לאכול, אם לא ישבעו וילינו, ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך זמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי. לרחל קיארה בת שרה, שתהי בריאה בכל איברייך וגידך, בגופך ובנפשך,
Yelach Shlom Bayit Mushlam, Nachat mi Banaich, Yeshua, Yeshua, no, Ishaya, Ishaya, Yosef, Binyamin, Ze'ev. Oh, ce l'ho fatta. Bibalech Israel, Bruta Nefesh, Bruta Guf, Beramah Evarechen, Shasa Gidechen, Parnasa Beshefa Bechavot, Shlom Bayit, Nachat, Roga, Shama, Simcha, Amen. Atzlacha Bechol Maaseh Yedechem, Ta'alu Amen. Mechayil El Chayil, Bikdusha Vetahara. Amen. Kol HaBarachot Batov HaNireh VeHaNiglah. Amen, al Amen. unisono di tutte noi. Di E barba. Amen. come Amen. ogni giorno, amen ve amen, come ogni giorno concludiamo con i Amen. salmi della Rabbanì 123-124. Vedete, c'è un vantaggio nel svelare l'età, che almeno abbiamo tutte le brachot. Vabbè, comunque, 123, Kufav Gimel, 124, Rebbe, Rabbanì, Zchuta Rabbanì, Rebbe, Melech HaMashiach, יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל אוהבי ישראל ועל כל תומכי ותומכי אוהבי ישראל. שיר המעלות, ריקורדו che ogni giorno prima di recitare il פרק del Rebbe, che non ha lasciato figli, sì, migliaia di figli spirituali, ma non, diciamo, non ha lasciato figli proprement dit. E noi siamo tutti appunto i figli del Tzaddik Ador, che è il Rebbe, e prego che il suo merito possa porsi su tutti noi e tutto il popolo ebraico e tutti coloro che amano e sostengono il popolo ebraico. Shir HaMaalot Elecha Nassati et Einai HaYoshevi Bashamayim. Hine, Che'ene Avadim Eliad Adonehem, Che'ene Shivcha Eliad Gevirta, Che'enenu Eladonai Eloheinu Ad Sheyechonenu. חוננו אדוני חונן, כי רב סבנו, רבה צווה על הנפשנו, הלגה שננים, הבוז, בגאוני. סנו 124, קכ"ד, שיר המעלות לדבר. לולי אדוני שהיה לנו, נאמר נא ישראל, לולי אדוני שהיה לנו בקומלנו אדם, אזי חיים בלעום ובחרות הפמפן, אזי המים שטפונו נחלה ברה נפשנו, אזי עברה נפשנו המים הזדונים. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרינו בשם אדוני, עושה שמיים וארץ. ובזכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל, e che possiamo vedere la geulah הפרטית והכללית prestissimo, tutte noi, זכות כל הצדיקים, חזק וברוך, Amen. פנטסטיקה.